La questione Stellantis rappresenta il principale problema da risolvere per l'economia lucana e per le regioni dell'automotive. Il passaggio all'elettrico ha comportato infatti una netta riduzione della produzione in tutti gli stabilimenti, riduzione che produrrà inevitabilmente anche una riorganizzazione dal punto di vista occupazionale. Sul tema si è riunito a Potenza l'attivo dei delegati FIOM-CGL anche per fare un bilancio di 30 anni di attività dello stabilimento lucano. Ma se lo guardiamo oggi, il bilancio è sicuramente tendente al negativo, dopo una fase importante, lunga anche di diversi anni di crescita e di consolidamento. Oggi siamo qui a Melfi, come purtroppo in tutti gli altri stabilimenti Stellantis, in una condizione veramente, veramente molto critica. Noi abbiamo necessità di un governo che provi a governare, cioè che chiami al tavolo le organizzazioni sindacali e le imprese per definire un piano strategico, un piano programmatico dei prossimi anni. Il segretario ha poi annunciato lo sciopero nazionale in programma il 7 e 10 luglio prossimi. Come FIM, FIOM e WILM su tutto il paese abbiamo, diciamo così, proclamato 4 ore di sciopero nazionale che avverranno venerdì 7 luglio per le regioni del nord e lunedì 10 luglio per le regioni del centro-sud. È necessario avere un confronto vero con Stellantis. Le prospettive sono gli investimenti in questo settore, cosa che purtroppo sia la politica e le imprese non hanno mai fatto negli anni.